Gesù è il Figlio di Dio. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto! Buona giornata, carissimi amici. Oggi è un giorno nuovo e benedetto e lasciamo che la parola di Dio possa benedire ogni nostro passo. Accogliamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 3, dal 7 al 12. In quel tempo, Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenerli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!» Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Amen. Carissimi amici, siamo giunti a una fase nuova del ministero di Gesù. Abbiamo ascoltato 5 controversie tra i farisei, gli scribi, i dottori della legge e Gesù stesso, il suo insegnamento e i segni che faceva. Vediamo che adesso Gesù si ritira presso il mare e molta folla lo segue. Dice che venivano da tutte le parti, dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea, da oltre il Giordano, dalle parti di Tiro e Sidone. Noi oggi li chiameremo followers, coloro che seguono qualcuno. Gesù, se avesse avuto un social come noi oggi, avrebbe avuto milioni e milioni di visualizzazioni, perché la sua parola era vera. La sua parola si faceva carne, così come lui è il Verbo che si è fatto carne. La sua parola toccava così tanto che lo seguivano. Quanti oggi vogliono seguire il Signore? Quante volte noi sentiamo delle espressioni del tipo: e oggi le chiese sono vuote, non ci sono più vocazioni, la fede è tiepiduccia nel mondo, nella gente, ma in realtà il messaggio, il contenuto e l'esperienza è sempre valida. La questione è avere e fare questa esperienza di Gesù, ascoltare le sue parole vive attraverso la Bibbia e vedere i suoi segni che ancora oggi ci sono in mezzo a noi. Ecco perché aumentano i followers, aumentano i cuori che vogliono fare esperienza dell'amore di Dio. Aumentano i cuori che sono riempiti dalla sua parola, che fanno esperienza che il vuoto che prima c'era con Gesù non c'è più. Pensate che Gesù, da quanta gente c'era, è dovuto salire in una barca. Era pronta lì proprio per non essere schiacciato dalla gente, perché tutti desideravano conoscerlo, sentirlo, vedere i segni, essere guariti. Quante volte noi diciamo che non va bene magari il nostro bisogno, la nostra necessità per andare da Dio, dobbiamo andare da Dio perché lo amiamo. Certo, è vero, ma dobbiamo andare da Dio anche perché Lui ci aiuta, ci salva, ci guarisce. E qui è accaduto un fatto molto forte. Dopo che Gesù scacciava i demoni, gli spiriti impuri, questi cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Il Vangelo secondo Marco, per chi fa la nostra scuola biblica, già ha visto, ha studiato questo elemento molto importante, parla del segreto messianico. Cioè, ci sono delle fasi in tutta la vita di Gesù, in questi 16 capitoli di Marco, in cui per un tempo è taciuto il fatto che Gesù è il Signore, che Gesù è il Figlio di Dio, è il Messia.
verrà rivelato soprattutto alla fine, dal centurione ai piedi della croce, un pagano che dirà: veramente costui è il figlio di Dio. C'è scritto all'inizio, Marco 1:1, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, e al centro del Vangelo Pietro fa la professione di fede: Gesù, noi crediamo che tu sei il figlio di Dio. Ma qui abbiamo i demoni che lo dicono. Ed è così importante questo fatto, fratelli e sorelle, che cambia la vita, che non ci lascia indifferenti. Non è una pratica religiosa il cristianesimo. Non è un ritualismo, un insieme di preghiere insegnate e tramandate. Il cristianesimo è vivere con Dio, colui che ha creato il cielo e la terra. È vivere con il Figlio di Dio che si è fatto carne. Pensate che i primi cristiani, nei primi tempi, almeno abbiamo 3 secoli di persecuzione, e quando si incontravano o vedevano degli sconosciuti, per comprendere se fossero anche loro cristiani, facevano un segno, un arco, e attendevano che l'altra persona mettesse l'altra parte dell'arco, proprio con la forma di un pesce. Questo pesce faceva sì che si identificavano come cristiani. Il pesce in greco viene detto, si scrive ichthus, ed è un acronimo che corrisponde a Jesus Christos, uios theou soter, Gesù Cristo, figlio di Dio, salvatore. E i cristiani avevano questo segno di riconoscimento. Che bello, i primi cristiani. Noi magari oggi abbiamo il crocifisso, ma che bello aver avuto questo segno, perché nel segno è contenuto il messaggio: Gesù è il figlio di Dio. Amen. Gesù è il mio salvatore. Gesù è Dio. Gesù compie miracoli anche oggi nella mia vita. Questa è la nostra fede, cari amici. Allora apriamo il nostro cuore e chiediamo che Gesù, figlio di Dio, possa oggi intervenire nelle nostre situazioni, nelle nostre difficoltà, nelle nostre malattie, nelle nostre crisi. Lui è il figlio di Dio. Andiamo da Lui. Noi siamo Suoi follower. È Lui che abbiamo deciso di scegliere come canale. Ci siamo iscritti al suo canale di Gesù Cristo, Ictus. Allora vi invito, fratelli e sorelle, a seguirlo in questa preghiera. Grazie, Signore Gesù, per il tuo amore. Grazie per la tua misericordia. Grazie perché tu sei vivo. Grazie perché tu oggi mi insegni ad avere fiducia in te. Grazie perché oggi mi insegni a seguire la tua parola, ad ascoltarti, a rimetterti i miei problemi, i miei dubbi, a rimetterti tutte quelle situazioni che da solo non riesco a portare. Ho fiducia in te che sei Dio, ho fiducia in te che sei venuto per salvarmi. Intervieni nella mia vita, nella mia famiglia, nel mio lavoro. Io ho bisogno di vederti e di sperimentarti. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora, carissimi amici, lo slogan che ci fa cristiani oggi. Gesù è il Figlio di Dio. Gesù è colui che è venuto per donarci una vita nuova, per donarci la salvezza anche oggi. Proclamiamolo in tutto quello che facciamo e Lui interverrà. Amen. Grazie per avermi accolto, un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito.